Ciao a tutti, il mio nome è Franco Perla e questo è Red 7 Amp Central. La canzone che avete appena sentito è stata creata sfruttando tutte le possibilità sonore e di routing che Amp Central offre. Il video sarà un po' lungo, ma voglio entrare nel dettaglio di tutte le caratteristiche di questa macchina favolosa. Una macchina che mi ha entusiasmato tantissimo. Ho provato diversi carichi reattivi tra i più blasonati e devo dire che Red 7 Amp Central è una spanna sopra tutti gli altri. Innanzitutto cos'è? È un carico reattivo resistivo, quindi si può scegliere se essere carico reattivo o carico resistivo. Sostituisce il carico di una cassa e in più ha la possibilità di caricare degli impulse response. Parlando con i ragazzi di Red 7 mi hanno detto che è stata messa tanta attenzione su tutto il lato analogico della macchina, in modo da restituire il feeling di una cassa attaccata all'amplificatore, quindi non un effetto gommoso, ma un'immediata risposta sotto le dita. E questo è l'obiettivo che si sono prefissati. E in effetti devo dire che l'hanno raggiunto in pieno. Ma veniamo nel dettaglio. Innanzitutto, ha la possibilità di caricare 16 IR. Red 7 fornisce 16 impulse response direttamente campionati da loro. Con questo encoder possiamo scegliere fra i 16 IR organizzati in 4 banchi. Qui abbiamo l'input level che serve per dare il miglior segnale al DAC, che è un digital audio converter. Abbiamo 3 LED, verde, arancione e rosso, che sta a indicare se l'input è corretto, siamo al limite del clip oppure stiamo clippando. Abbiamo inoltre un switch per scegliere tra carico reattivo resistivo, abbiamo un ingresso cuffia e abbiamo un ingresso aux in per connettere una sorgente sonora, come può essere un iPod, il nostro telefonino. E qui abbiamo il livello delle cuffie, quindi Amp Central possiamo utilizzarlo in totale silenzio collegando le nostre cuffie, la nostra sorgente sonora e regolando il livello delle cuffie. Per quanto riguarda gli ingressi e le uscite dell'Amp Central, abbiamo innanzitutto l'ingresso dell'amplificatore, quindi col cavo di potenza dall'amplificatore entriamo in From Amp Out, ok? Poi abbiamo un FX Loop Stereo, ok?
quindi qua ci possiamo collegare ai nostri effetti d'ambiente come delay, riverberi, modulazioni. Abbiamo sempre un'uscita stereo che può essere bilanciata o sbilanciata. Abbiamo gli ingressi MIDI in e MIDI through per poter cambiare le IR con una sequenza MIDI, ok? Quindi che può essere una pedaliera oppure dettata dal computer o da qualsiasi altra sorgente MIDI. Abbiamo un'uscita USB per poter caricare l'IR e poi l'alimentazione che è da 9-12 volt, 300 mAh, che può essere fornita anche da un semplice alimentatore per pedaliere. Infine abbiamo l'uscita line out che bypassa completamente la sezione digitale, quindi avremo un suono senza IR e può essere regolato con il line out level. Infine, se volessimo sfruttare il suono della cassa, dobbiamo collegare l'amplificatore al from amp out, collegare con un altro cavo di potenza to speaker e possiamo mandare l'uscita degli IR direttamente al banco. Ok, queste sono le caratteristiche principali di Red 7 Amp Central. Se volete maggiori informazioni basta andare sul sito www.red7amplification.com. Adesso entriamo nel dettaglio di come ho ricavato i suoni che avete sentito nella canzone di apertura. Allora, siamo al primo suono della canzone, però prima di entrare nel dettaglio dobbiamo andare a regolare l'input level dell'Amp Central. Red 7 nel manuale dice che dobbiamo arrivare fino a che lo 0 dB, quindi il LED verde, inizia a blinkare, e quindi lo facciamo. Ok, quindi siamo arrivati facendo i palm mute, quindi note abbastanza con un volume abbastanza elevato, fino a far blinkare lo 0 dB, quindi ci siamo. Poi scegliamo la nostra IR, ok? La nostra IR lo possiamo fare scegliendo una delle precaricate oppure la propria. Io l'ho caricata nel banco 3 al cabinet 4, ok? È una simulazione di della mia cassa EVH con un 57 e un 121. Seleziono carico reattivo e poi ho collegato l'Eventide micro pitch. Perché? Perché il primo suono è pensato come un richiamo alle sonorità di Van Halen nell'album Balance and Fuck. Quindi una delle due uscite quindi va direttamente nella scheda audio per fare il dry, la seconda uscita passa attraverso il micro pitch e con un cavo va direttamente nell'altra uscita, pampottate hard left e hard right per fare un B-amp, e questo è quello che sentiremo. Mettiamo il click che voi non sentirete. Con il suono numero 2 ho voluto testare il carico reattivo dell'Amp Central e questo l'ho fatto mettendo il terzo canale della mia testata col volume al massimo e il gain al minimo. Inoltre ho collegato l'Amp Central con il routing wet dry wet, cioè un'uscita dry dell'Amp Central andrà direttamente nella scheda audio. La seconda uscita invece andrà nel timeline con il mix al 100% e poi dal timeline in stereo direttamente nella scheda audio. Però prima di farvi sentire mettiamo la testata con il volume al massimo, il gain al minimo. Ok, e questo è il suono numero 2. Suono numero
3 è un suono ispirato ai puliti di Steve Lukather e Michael Landau. Utilizzeremo l'Amp Central in configurazione wet dry wet, sfruttando il micro pitch totalmente wet, e poi andremo ad aggiungere un tristereo chorus e un delay modulato. Questa volta il cabinet selezionato non sarà il del banco 3 cabinet 3, ma sarà il cabinet 1, che è un cabinet più brillante, ok, adatto per i puliti. Questo è il suono numero 3. Il quarto suono che andremo a vedere è un suono lo-fi che ho creato utilizzando la possibilità di passare da carico reattivo a carico resistivo. Infatti faccio vedere un attimino la differenza. Questo è il suono crunch con carico reattivo. Passando su carico resistivo avremo un suono che è più smussato sulle basse e sulle alte ed è indicato su amplificatori frizzanti oppure dove dobbiamo un attimino calmierare le frequenze un po' alte. Ed ecco il suono con carico resistivo. È più basso di volume, ma è sicuramente più morbido. Carico resistivo. Più alto di volume e con uno spettro di frequenza più ampio. Ok, andiamo a riequilibrare un attimino con l'input level il fatto che passando da su carico resistivo il volume si abbassa leggermente. E inseriamo nel loop effetti lo Strymo Mobius per creare quell'effetto lo-fi che è utilizzato nella canzone. Il quinto suono che andiamo a vedere è un suono ambient. Innanzitutto selezioniamo il cabinet numero 1 del banco 3, che è un cabinet con IR più brillante. Selezioniamo carico reattivo e poi ho collegato lo Strymo Mobius nell'FX loop stereo dell'Amp Central. Le uscite stereo vanno sul timeline e poi sempre in stereo dal timeline andiamo nella scheda audio. E questo è il suono che otteniamo. Per il suono numero 6, più che un suono, voglio mostrarvi un'ulteriore possibilità di collegamento dell'Amp Central. In particolar modo registro sempre due segnali, uno comprensivo di IR che ho caricato attraverso l'Amp Central e l'altro senza IR attraverso l'uscita line out. Questo perché se mi accorgo che il suono che ho registrato nel mix non funziona, posso sempre caricare un IR esterna attraverso uno dei tanti programmi che si trovano in rete e scegliere quella che è più adatta al mio mix. Quindi, se questo è il suono che sentiamo attraverso l'Amp Central con l'IR caricato e questo invece è il suono che registriamo attraverso l'uscita line out,
Caricandoci un qualsiasi impulso, per esempio un V30, questo è quello che sentiremo. Ah!